Ok. Ora Buonasera, buon pomeriggio. Sono il professore Sbailò, sono in preside alla Facoltà di Scienze della Politica e delle Dinamiche Psicosociali. Siamo qui con l'onorevole Fabrizio Cicchitto per l'evento che ringraziamo per la presenza e per l'adesione a questa iniziativa. Per discutere del famoso discorso di Craxi su, insomma, dopo Sigonella, quando fece questo paragone tra Arafat e Mazzini. Ma prima di dare formalmente e ufficialmente avvio alla seduta, stiamo facendo le ultime verifiche con tutte le persone collegate, perché come potete immaginare, questa storia degli eventi virtuali in realtà, più che semplificare, complica e rallenta un po' i tempi. Aspettiamo qualcun altro che si sta collegando e ancora 5 minuti e daremo avvio al nostro confronto, al nostro incontro. Ah, ecco, onorevole Cicchitto, buonasera. Buonasera. Allora, aspettiamo un po', altri si stanno collegando. Aspettiamo ancora qualche minuto. Purtroppo dobbiamo organizzare tutto in maniera a distanza. Ahimè, ragioni di prudenza. Stavo per fare una chiacchierata. C'è qualcuno che si sta ancora smanettando e collegando. Qualche problema di connessione, poi cominciamo. Comunque, intanto qualche parola su questo corso e poi dopo introdurrò sia il presidente Cicchitto sia l'argomento. Questo è un corso, cioè non è un corso, è una serie di incontri dedicati ai discorsi che hanno scosso la storia o che hanno scosso la comunità politica, e abbiamo cominciato con il discorso di Pericle sulla democrazia. Gli ateniesi fanno così, ad Atene facciamo così. Abbiamo poi continuato col discorso di Papa Benedetto XVI. Il famoso discorso di Ratisbona sull'Islam e l'Islam, il cristianesimo, la tolleranza all'Europa. Poi abbiamo continuato con, vediamo se non vorrei dimenticare nessuno, con non Thomas Mann, sì, con Thomas Mann, il discorso ai tedeschi. Vedo anche il collega Lamine Gettas, ospite, molto bene. E poi il discorso di Thomas Mann, dicevamo, il discorso di Steve Jobs e il discorso di Aldo Moro prima del rapimento, del quale ci parlò il collega Pisicchio, non so se è collegato già, che era in procinto di collegarsi, non riesco a vedere i nomi di tutti.
Ecco. Ah, buonasera, professore Bisicchio. Buonasera, preside. E allora possiamo. Ah, io non vedo più. Aspetta, non vedo più il presidente Cicchitto, però. Fabrizio Cicchitto non lo vedo, dunque, vediamo. Allora, Pino, dovresti smorzare la videocamera. Ecco, immediatamente. Perfetto. Chiedo ai tecnici se per favore rimettono al centro l'immagine del presidente Cicchitto. Credo che ci sia l'ingegnere Megarelli tra i tecnici. Grazie. Non so perché vedo tutto nero. Spero che non si tratti di un auspicio, di una sensazione per il futuro, no? No, oddio, mi dicono che il sangue di San Gennaro ancora non si è sciolto, ma qualcosa io non so. Insomma, ma sta lì per sciogliersi, però. Sta lì per sciogliersi. Bene, allora, presidente, ci dai una buona notizia. Grazie. Ciao, Fabrizio. Lo sai che sono napoletano. Allora, diamo inizio al nostro incontro. Dunque, siamo a un nuovo appuntamento sui discorsi che hanno scosso la storia, a cura della Facoltà di Scienze della Politica e delle Dinamiche Psicosociali del Centro Studi su Geopolitica e Diritto Comparato dell'Università degli Studi Internazionali di Roma, UNINT. Ci sono anche i nostri studenti. Il tema è questa volta Arafat come Mazzini, il discorso di Bettino Craxi in qualità di Presidente del Consiglio il 6 novembre 1985 in una comunicazione al governo da parte della Camera dei Deputati, difese le ragioni della OLP, Organizzazione di Liberazione della Palestina, e addirittura propose un paragone che ovviamente è tutto da interpretare, ma questo non è il mio compito ovviamente qui, con Giuseppe Mazzini. Abbiamo chiesto di commentare quel discorso, abbiamo chiesto al presidente Fabrizio Cicchitto, che è stato presidente della Commissione Affari Esteri della Camera, esponente di punta del Partito Socialista, dirigente del Partito Socialista, poi capogruppo di Forza Italia, autore di una serie di volumi molto importanti e diciamo presenti un po' in tutte le bibliografie che si occupano della storia politica italiana, sulla politica italiana, ma nello specifico sul PSI. Ricordiamo il PSI alla lotta politica in Italia dal 76 al 94, uscito nel 1995, il paradosso socialista naturale a Craxi e a Berlusconi, e altri testi, l'uso politico della giustizia, la linea rossa, ma molti dedicati appunto alla storia del Partito Socialista e presidente dell'Associazione Riformismo e Libertà, alla quale pure io ho aderito e alle cui iniziative ho partecipato con grande interesse. E quindi ecco, fermo qui con la mia introduzione. E a questo punto chiedo al presidente Cicchitto di prendere la parola. Grazie, presidente. Grazie a lei e anche grazie ai richiami bibliografici che ha fatto nei miei confronti, che vanno valutati sempre colti sempre positivamente. Ma io procederò con una, diciamo così, come si suol fare, con un inquadramento storico di come va collocato quel discorso che fu fatto nel novembre del 1985 da Craxi, dopo altri discorsi fatti in Parlamento sulla vicenda di Sigonella, perché se non lo si inquadra sono delle frasi a effetto che possono essere però comprese fino a un certo punto. Allora, punto primo, c'è stata una fase in cui l'Italia rivestiva una notevole importanza nel quadro internazionale. Non è il caso di oggi, secondo me, ma fino a tutti gli anni 90 e una parte degli anni 2000 l'Italia è stato un paese di grande rilievo sul quadro internazionale per molteplici ragioni.
La prima, più elementare, è che con le elezioni del 18 aprile del 1948, De Gasperi confermò con il voto quello che era una dislocazione dell'Italia derivante dal patto di Yalta. Il patto di Yalta fondamentalmente si basava su una sorta di principio eius regio, cuius religio. Ogni paese dell'Europa si sarebbe collocato nell'Occidente o nel quadro della politica di potenza dell'URSS a seconda di come era stato occupato, liberato dal nazismo e dal fascismo, se dall'esercito anglo-americano o dall'esercito o dall'armata russa. Per nostra fortuna noi fummo liberati dall'esercito anglo-americano e quindi stavamo collocati nell'Occidente. Detto questo, però, il 18 aprile del 48 si caricò di significati, perché bisognava vedere se questa collocazione fatta a tavolino trovava un riflesso nel voto degli elettori, perché nel corso di quegli anni, ai tempi della Resistenza, 43-44 e così via, il Partito Comunista guidato da Togliatti aveva assunto un peso molto rilevante. Quindi bisognava capire chi sarebbe stato confermato dal voto questa collocazione o se non confermata dal voto. Se non ci fosse stata questa conferma del voto, in Italia si sarebbe aperta una vicenda assai problematica. Invece il voto confermò quella collocazione e quindi affermò anche il grande rilievo di De Gasperi, con De Gasperi, della Democrazia Cristiana nella vita politica italiana. Secondo dato, però, successivo a questo, l'Italia aveva una grande importanza, era seguita con grande attenzione da tutte le cancellerie del mondo, perché comunque dopo la Democrazia Cristiana c'era il più forte partito comunista dell'Occidente e quindi era una terra in un certo senso di confine, sia per questa forza sia perché aveva una collocazione fondamentale nel Mediterraneo. Terzo elemento: grazie a De Gasperi e ai leader successivi, l'Italia svolse un ruolo di fondazione dell'Unione Europea, e che inizialmente era composta da pochi paesi, poi si è allargata, ma comunque questo ruolo fondatore, fondativo dell'Italia nell'Europa era una terza ragione di attenzione innanzitutto degli altri paesi europei come la Germania, la Francia, sull'altro versante la stessa Gran Bretagna, ma anche da parte degli altri paesi, degli Stati Uniti, della Russia, dell'URSS e così via. E poi un autore marxista, Plekhanov, che ha scritto un libro sulla funzione della personalità nella storia, e va anche detto che in quella fase l'Italia ebbe una serie di personalità di notevole rilievo. La politica estera non è fatta soltanto su uno scacchiere astratto, molto spesso la politica estera dipende dalle personalità che giocano la loro partita, e l'Italia ha avuto, diciamo così, nello schieramento di maggioranza personalità come De Gasperi, Fanfani, Andreotti, Moro, Taviani, Cossiga, Spadolini, Pertini, Craxi, Saragat, Ugo La Malfa, e nello schieramento comunista personalità come Togliatti, Amendola, Ingraola, Iotti, Di Vittorio, Luciano Lama, Bruno Trentin, Berlinguer e Massimo D'Alema. Quindi c'erano delle personalità di notevole peso nello scacchiere parlamentare, ma anche che avevano una rete di relazioni internazionali.
Diciamo così che mettendo adesso un attimo da parte il Partito Comunista, nell'ambito della maggioranza e anche nell'ambito della stessa DC c'erano due filoni fondamentali. Uno di personalità che erano rigidamente legati agli Stati Uniti d'America. Possiamo fare il nome di Taviani, possiamo fare il nome di Cossiga, nel quadro laico di Ugo La Malfa, di Saragat e di Spadolini. Si trattava di personalità che avevano, diciamo così, per loro convinzione e anche per diciamo così, i valori che sostenevano, c'era questo rapporto strettissimo di solidarietà con gli Stati Uniti d'America. Poi ci sono stati dei leader democristiani e socialisti che hanno avuto una impostazione più complessa. Faccio dei nomi: Andreotti, Fanfani, Moro e Bettino Craxi. Costoro, posso dimenticare qualcuno, comunque Fanfani, comunque costoro per un verso hanno sempre mantenuto una linea di rigorosa solidarietà con gli Stati Uniti d'America, però avendo una autonomia totale di giudizio e anche specialmente sullo scacchiere mediterraneo giocando un ruolo anche autonomo, non identificato con tutte le linee seguite dagli Stati Uniti d'America. Quindi con una complessità, diciamo così, di azione politica che ha percorso tutta la vita italiana e che per quello che riguarda poi la vicenda, diciamo così, di Sigonella ha avuto il massimo di senso e di rilievo. Questo ci porta a concentrare la nostra attenzione sull'azione di politica estera di Bettino Craxi. L'azione di politica estera di Bettino Craxi va accolta in tutta la sua complessità, perché Craxi fu senza dubbio il leader socialista più collocato nel quadro di un rapporto con l'Occidente, con la NATO e con gli Stati Uniti d'America. Prima di Craxi, il Partito Socialista precedentemente era stato addirittura negli anni del frontismo collocato in solidarietà con il PC e con l'URSS. Successivamente ha attraversato una lunga fase sostanzialmente di neutralismo oppure di insomma irenismo dal punto di vista atlantico. Craxi collocò il Partito Socialista nettamente nell'alleanza atlantica, nel mondo occidentale, in Europa e in un rapporto molto forte con i partiti socialdemocratici, come risvolto di questa scelta, che era poi anche terreno di confronto con il Partito Comunista Italiano, con il quale Craxi ha avuto dei rapporti fondamentalmente molto duri, non solo per scelta sua, ma ancor più per scelta del Partito Comunista. Berlinguer lo ha sempre considerato sostanzialmente il nemico pubblico uno del Partito Comunista, veniva come nemico del Partito Comunista per Berlinguer veniva innanzitutto Craxi, poi una parte della DC. E quindi Craxi su una serie di temi fu molto impegnato. Quello del dissenso dell'Est, sul terreno del dissenso dell'Est, ebbe in Craxi un punto di riferimento. Craxi sostenne l'iniziativa presa d'accordo con lui da Carlo Ripa di Meana, allora presidente del Festival del Cinema di Venezia. Lì fu fatto un grande convegno sul dissenso dell'Est che fu contrastato in tutti i modi
dall'Unione Sovietica e dal Partito Comunista. Craxi ebbe dei rapporti diretti anche di sostegno finanziario nei confronti di Solidarnosc. Yuri Pelikan, che era stato uno dei protagonisti della primavera di Praga, fu addirittura eletto per il Partito Socialista nel Parlamento Europeo. Insomma, abbiamo avuto tutto questo filone, che però aveva in parallelo un rapporto di solidarietà molto forte con tutti quei paesi in cui c'era una dittatura di destra, con la Spagna franchista, con la Grecia, con l'Argentina, ancora più forte, perché determinò anche dei gesti clamorosi, fu quello contro il Cile di Pinochet, nel senso che Craxi andò lì e addirittura fu la delegazione socialista fu minacciata da un miliziano di Pinochet, nel confronti che ebbe con Reagan e anche nel discorso al Parlamento americano che Craxi ebbe, che ebbe un grande successo, lui parlò esplicitamente, malgrado tutti gli inviti precedenti, parlò esplicitamente dell'errore drammatico che gli Stati Uniti avevano fatto suscitando, sostenendo la dittatura di Pinochet. Ecco, però contemporaneamente a questa azione, proprio facendosi forza di questa azione, che quindi toglieva ogni dubbio al filone politico in cui Craxi si collocava, ricostruendo la sua azione, diciamo così, di politica estera, lui ebbe con i vari paesi dell'est europeo e i vari leader dell'est europeo dei rapporti per riuscire a determinare anche lì in quei paesi un filo di autonomia rispetto all'URSS, e li ebbe con personaggi che poi insomma erano almeno apparentemente totalmente schiacciati con l'URSS, dal polacco Jaruzelski a Ceausescu, allo stesso Honecker e così via. Con tutti condusse un discorso che però mirava a stabilire un filo almeno di ragionamento con qualcuno. Vedi, Jaruzelski sostenne anche la causa della libertà di alcuni esuli, di alcune personalità che erano state messe in carcere, eccetera. È fondamentale perché, diciamo così, è il riscontro dal lato opposto di questa azione, fu quella che Sigonella, voglio dire, è il polo dialettico di segno opposto a quello che sto per dire. Craxi fu fondamentale nella vicenda dei missili. A un certo punto l'Unione Sovietica e il CUS, che stavano perdendo sempre più peso politico e culturale, ma mantenevano tuttavia un peso specialmente militare molto rilevante, l'unico terreno su cui trovarono modo di prendere un'iniziativa fu l'installazione dei missili SS-20, che avevano una ricaduta immediata sull'Europa. Per certi aspetti c'era sotto un disegno di finlandizzazione dell'Europa, nel senso cioè che se quei missili non avessero avuto risposta, l'Europa sarebbe stata sotto schiaffo, perché erano proprio indirizzati, avevano una gittata che potevano sconvolgere l'Europa. E gli Stati Uniti, come risposta, proposero l'installazione dei missili Pershing e Cruyff, e si aprì una grande vicenda su questa vicenda dei missili, nel senso che ci fu una mobilitazione in parte spontanea del pacifismo europeo, in parte indotta invece dai comunisti contro l'installazione dei missili. La Germania era il cuore di tutta questa vicenda, e il presidente della Germania da allora, che se non sbaglio era Schmidt, comunicò che lui, per vincere le resistenze che c'erano anche in Germania,
avrebbe potuto farlo solo se ci fosse stato un altro paese europeo che si fosse assunto questo onere. E questo onere se lo assunse Craxi, andando incontro a dei problemi all'interno del Partito Socialista, ancora più marcati ovviamente nel quadro politico italiano, la stessa DC, ma ovviamente di fronte al Partito Comunista. Ecco, con tutto questo, diciamo così, retroterra, esplose la vicenda di Sigonella. La vicenda di Sigonella va collocata anche questa in un contesto, e il contesto è costituito dal fatto che Craxi, per un verso, spostò gradualmente l'asse del Partito Socialista, che ai tempi di Nenni era totalmente, diciamo così, indirizzato in una solidarietà totale e piena solo con Israele. Lo mantenne Craxi il rapporto con Israele, lui aveva anche dei rapporti personali con Simon Peres, insomma, col mondo israeliano lui mantenne un'udienza, però diciamo così, dislocò l'asse del Partito Socialista in un'azione molto rivolta al mondo arabo, molto rivolta quindi a Mubarak. Ci fu addirittura un intervento italiano nel cambio di direzione politica in Tunisia, in Algeria e così via, e condusse una partita di un rapporto con Arafat e con l'OLP. E però nello stesso tempo, per questo la lettura di questo brano famoso del discorso di Craxi va vista in questo contesto, lui giocò tutte le sue carte all'interno dell'OLP per spingere Arafat sulla linea che interrompesse il terrorismo e che giocasse una partita tutta politica per dare ai palestinesi la possibilità di una qualche compromesso, accordo con Israele e per costruire uno Stato palestinese. La sua tesi era: voi ci riuscirete, sta scritto anche nel testo di questo, voi ci riuscirete soltanto se la smettete con il terrorismo. Questo provocò una dialettica dura all'interno dell'OLP, ma anche degli atti di terrorismo che avvennero in Italia, perché si determinò, il mondo palestinese è stato sempre un mondo, diciamo così, diviso, disgregato, caratterizzato da scontri frontali e così via. Quando Arafat, ci fu un incontro riservato in Tunisia, in una residenza segreta di Arafat, tra Craxi e Arafat, e quando Arafat si cominciò a spostare in modo visibile sul terreno di una linea pacifica, chiamiamola così, nell'OLP e nel mondo palestinese si determinarono delle tensioni durissime e si formò addirittura quello che fu chiamato il fronte del rifiuto. Il fronte del rifiuto era costituito da due o tre organizzazioni palestinese, il nome comune era Fronte, poi era Fronte Popolare e così via. Uno dei leader più significativi era George Abbas. Il fronte del rifiuto era contro questa cosa, ma all'interno stesso dell'OLP si determinarono delle posizioni contro questa scelta. Ecco, questo è il contesto nel quale avviene non Sigonella, avviene precedentemente l'assalto all'Achille Lauro e il fatto che quattro terroristi palestinesi la assaltano, la prendono d'assalto e si impadroniscono della nave. A quel punto le mosse di Craxi furono due. Una, d'accordo con Spadolini, che era ministro della difesa, fu quello di inviare a Cipro delle truppe d'assalto che eventualmente
avrebbero dovuto cercare di riconquistare la nave. Però questa non era l'ipotesi, verso questa ipotesi spingevano gli americani che mandarono comunicazioni da Reagan e così via, che loro avrebbero, erano pronti o a intervenire direttamente o di ausilio a questo. Craxi ricordò subito, ed è una costante, il filo di tutto il suo discorso, che quella era una nave italiana e che la sovranità di tutta la vicenda apparteneva all'Italia. Ma contemporaneamente a questa mossa che prevedeva il peggio, Craxi fece altri due passi, uno su Mubarak e sull'Egitto e l'altro su Arafat. L'Egitto manifestò subito tutta la sua solidarietà all'Italia e la sua contrapposizione, rifiuto di questa operazione. Arafat comunicò subito a Craxi che l'OLP come tale non c'entrava per niente e che anzi lui riteneva che si trattasse di una operazione volta proprio contro di lui. E poi gli ulteriori accertamenti portarono a questo e anche a tutte le sfumature, le ambiguità e le doppiezze che c'erano nel mondo palestinese. Comunque si evitò il peggio, ma non si evitò il fatto, poi lo si seppe qualche insomma con una successione temporale successiva, insomma, che il 9 di ottobre un turista americano ebreo e paralitico fosse ucciso, ma su questo ci furono delle notizie contraddittorie nel corso di quei giorni. Comunque Arafat, dopo aver fatto una dichiarazione pubblica in cui affermava che era contrario all'intervento, comunicò a Craxi che aveva mandato due emissari. Uno si chiamava Bouabbas, l'altro l'ho ricostruito ma adesso non me lo ricordo, ma personaggio secondario e così via, per disinnescare l'operazione. E nel corso di quei due o tre giorni la nave, che a un certo punto aveva fatto perdere di sé le sue tracce, fu riidentificata, poi fu riportata vicino all'Egitto. Con l'Egitto c'era un'intesa che comunque egiziani, italiani, eccetera, sarebbero casomai intervenuti sulla nave, ma comunque arrivarono gli emissari di Arafat. Questo Abu Abbas era un personaggio complesso, perché poi risultò che era in parte un contestatore di Arafat, che questi quattro terroristi avevano un qualche riferimento con lui. Comunque, con le buone o con le cattive, lui agì su indicazione di Arafat per disinnescare l'occupazione. E quindi a un certo punto ci fu Arafat e Mubarak avvertirono Craxi che la situazione si sarebbe risolta. Solo che a quel punto si aprì tutto un altro capitolo. L'altro capitolo fu costituito dal fatto che gli americani volevano mettere le mani sia sui terroristi che avevano ucciso un loro compatriota, sia anche sui due missi dominici di Arafat, su Abu Abbas e l'altro. E su questo si è aperta la vicenda che poi è andata sotto il nome di Sigonella, nel senso che l'aereo egiziano si mise in moto avendo particolare che non va mai dimenticato sopra i quattro terroristi, Abu Abbas e l'altro suo amico,
aveva anche 10 militari egiziani che dovevano difendere l'aereo, i suoi e quelli che c'erano sopra e così via. Questo aereo fu intercettato dagli americani e in seguito a, diciamo, una rete di colloqui si stabilì che esso arrivasse a Sigonella. A Sigonella, secondo i piani americani, arrivarono anche gli americani, che avevano delle truppe che avrebbero dovuto impacchettare sia i 4 terroristi sia i 2 esponenti di Arafat e portarli negli Stati Uniti. E lì avvenne la contraddizione e la contrapposizione, nel senso che ci furono dei colloqui anche tra Craxi e Reagan. Purtroppo, come interprete c'era non c'era un interprete semplice, c'era Michael Ledeen, che ci mise del suo, cambiando alcune delle frasi che furono dette tra Craxi e Reagan, quindi ci fu anche questo tipo di complicazione. Ma insomma, lì c'era un filo, gli americani hanno un pluralismo come l'abbiamo noi, forse maggiore di noi, là c'era un filo americano militarista che voleva su tutta quella partita giocarla, diciamo così, come se la giocano i cowboy. E Craxi invece spiegò alcune cose, spiegò, non solo le spiegò, diede anche delle indicazioni, per cui quando arrivò l'aereo ad attenderlo, l'aereo fu subito circondato da 50 militari italiani, parte erano carabinieri, parte erano avieri, poi gli avieri furono sostituiti da altri carabinieri, insomma si determinò una situazione che mancava nulla per esplodere, perché i carabinieri circondarono l'aereo e a loro volta gli americani, che erano scesi dagli altri 2 aerei, si collocano intorno ai nostri avieri. Il generale Steiner andò dal colonnello Annicarico, che era quello che comandava gli italiani, a dirgli che lui aveva l'ordine di tirar fuori dall'aereo i 4 terroristi più 2, e il nostro militare gli disse che lui aveva l'ordine esattamente opposto, che loro non avrebbero potuto tirar fuori assolutamente nessuno, perché Sigonella sì, era una base americana ma con sovranità italiana, e gli italiani non volevano assolutamente concedere, perché l'aereo era il territorio era italiano, la nave a suo tempo su cui è avvenuto tutto era italiana, c'era una giurisdizione italiana e così via. E sostanzialmente quello che spiegò agli americani, quello che spiegò a Reagan, era che lui non avrebbe i 4 terroristi li avrebbe arrestati e presi in consegna, e su questo c'era l'accordo che degli egiziani, ma l'avrebbe preso la magistratura italiana, e invece a Boabbas, che aveva dato un contributo decisivo per disinnescare la cosa e che aveva la protezione non solo dell'ordine ma specialmente la protezione egiziana, era ospite dell'Italia e sarebbe stato riconsegnato poi agli egiziani e all'ordine e così via. La cosa nei colloqui non fu evidentissima, poi è emerso dopo che fortuna che si seguì questa linea, che portò a un certo punto il generale Steiner alle 4 del mattino a dire che lui ritirava le truppe e così via, perché in effetti non era emerso chiaramente anche dalle varie ricostruzioni. I 10 militari egiziani guidati da un ufficiale che stavano sull'aereo che era stato intercettato e che si era fermato a Sigonella avevano l'ordine di
resistere anche con le armi a qualunque tentativo di mettere le mani addosso da Boabbas all'altro. Quindi se gli americani non avessero a un certo punto bloccato la loro linea oltranzista, si sarebbe determinata una situazione che avrebbe fatto deflagrare tutto il quadro. Teniamo conto che chi dirigeva il Dipartimento di Stato, adesso il nome non mi viene, aveva detto a Reagan che era in dissenso su tutta questa linea. E quando Reagan prese atto della posizione di Craxi, immediatamente il Dipartimento di Stato si infilò nella situazione per cercare di disinnescarla. E questo è, diciamo così, ripercorso in modo inevitabilmente schematico il retroterra che sta dietro i discorsi che Craxi fece in Parlamento. Craxi ne fece 3 o 4, qualcuno di ricostruzione puntuale dei fatti, qualche altro più qualitativo. Quello di cui, diciamo così, adesso poi stiamo parlando contiene questo brano, ma io ho fatto questa premessa perché altrimenti non si capisce bene tutti i risvolti di questo discorso, che ne aveva anche un altro interno. Il risvolto interno fu che tutta quella vicenda fu condotta con un'intesa totale fra Craxi e Andreotti, un'intesa proprio su tutta la conduzione della vicenda e con una divisione dei ruoli e delle parti totale. Tutta la DC di fatto, malgrado che nella DC ci fosse De Mita che a Craxi lo voleva morto, tuttavia tutta la DC si schierò dietro Andreotti e a sostegno di quello che stava facendo il governo presieduto da Craxi. Invece ci fu la posizione repubblicana di netta divergenza. I repubblicani vollero a un certo punto essere quello che insomma il cosiddetto partito americano, insomma, ecco, vollero esprimere tutte queste posizioni e tensioni degli Stati Uniti d'America, al punto tale che a un certo punto ci fu una crisi di governo che però poi fu rapidissimamente ricomposta perché non c'era un quadro sostitutivo e quindi poi il governo fu rifatto. Però ci fu questa durissima tensione fra Craxi e Andreotti da una parte e i repubblicani dall'altra. A dir la verità, in primo luogo Giorgio La Malfa, Spadolini aveva una posizione più morbida, ma però il fatto che il segretario del suo partito fosse assolutamente su una linea oltranzista poi lo portò anche a scontrarsi. Quindi la leggo perché e concludo su questo. Questa frase di Craxi a tutti questi retroterra che ho schematicamente ricordato. Craxi dice: ebbene, se la questione palestinese esiste, anche l'azione dell'OLP deve essere valutata con un certo metro, che è il metro della storia. Vedete, in contesto io contesto all'OLP l'uso della forza della lotta armata, non perché ritenga che non ne abbia diritto, ma perché sono convinto che la lotta armata e terrorismo non risolveranno il problema della questione palestinese. L'esame del contesto mostra che lotta armata e terrorismo faranno solo vittime innocenti, ma non risolveranno il problema palestinese. Non contesto però la legittimità del ricorso della lotta armata, che è cosa diversa. Quando Giuseppe Mazzini, nella sua solitudine, nel suo esilio, si macerava nell'ideale dell'unità ed era nella disperazione per come affrontare il potere,
lui, un uomo così nobile, così religioso, così idealista, concepiva e disegnava e progettava gli assassini politici. Questa è la verità della storia, e contestare a un movimento che voglia liberare il proprio paese da un'occupazione straniera la legittimità del ricorso alle armi significa andare contro le leggi della storia. In questa frase di Craxi c'è uno schiaffo dato ai repubblicani, chiaro, però questa frase va collocata in un contesto che era tutto di segno opposto, nel senso cioè che tutto il cuore dell'azione di Craxi precedente e in quella vicenda era volto a isolare nell'OLP quelli che erano per il terrorismo, a spostare Arafat e l'OLP su una posizione di lotta politica e quindi di riuscire a percorrere un filo di un'intesa tra Israele e palestinesi che in alcuni momenti c'era e poi non c'è stata. Voglio concludere per rilevare un altro dato finale, e cioè che cosa sarebbe successo se invece Craxi non avesse seguito questa linea. Sarebbe successo un autentico disastro. Disastro immediato, perché comunque anche se gli italiani si tiravano da parte, finiva a fucilate fra i Marines americani e gli egiziani che stavano in quell'aereo. L'aereo era degli egiziani. Si sarebbe determinata quindi una rottura totale dell'Italia con l'Egitto e una rottura totale dell'Italia con Arafat, che aveva mandato Abu Abbas per far finire l'occupazione della nave, e c'era riuscito, la nave era libera, tutto questo era stato fatto. Noi a quel punto saremmo apparsi dei serbi, degli americani e aggiungo anche dei peggiori degli americani, nel senso cioè che poi Reagan ha ristabilito con Craxi successivamente. Non si capisce se il deep state americano lo ha ristabilito, questo è un altro discorso, perché un conto sono i presidenti e un altro conto è l'amministrazione. Ma comunque Reagan, che era un grandissimo uomo politico, ristabilì il rapporto con l'Italia, che gli aveva portato i missili e tutte queste cose qua, capì e cambiò linea. Il Dipartimento di Stato americano si buttò a capofitto sulla resistenza italiana per tirar fuori l'Italia dagli Stati Uniti dal vicolo cieco in cui tipi come il colonnello Nolte e altri lo avevano cacciato. Ma se l'Italia avesse seguito una strada diversa, sarebbe uscita come un servo sciocco degli americani, avrebbe avuto una rottura totale sia con l'Egitto che con l'OLP, e insomma saremmo andati incontro ad una situazione assai difficile. Dopodiché non è che quello che è accaduto dopo è stato tranquillo e facile, però diciamo così, l'Italia ne è uscita in una posizione di prestigio, ma voglio dire non perché si fosse schierata su una posizione di cedimento nei confronti del terrorismo. L'operazione terrorista era stata sconfitta, i quattro terroristi associati alle carceri italiane, i mediatori salvati perché avevano determinato lo scioglimento di questo nodo, il rapporto con il mondo arabo, con l'Egitto, con lo stesso OLP consolidato, e poi il chiarimento con gli Stati Uniti, con lo stesso Reagan. Tra Craxi e Reagan c'è stato, come dimostra tutta la vicenda successiva. Questo è diciamo così un ripercorrere in modo inevitabilmente schematico la vicenda su cui mi avete invitato
di fare questo intervento. Grazie, grazie, grazie Fabrizio Cicchito, grazie di questa ricostruzione che ci ha fatto collocare concretamente, ci ha dato proprio un modo di capire effettivamente il senso di quel discorso che viene spesso decontestualizzato e ci ha fatto capire dove si va a collocare, nello spazio, cioè negli equilibri geopolitici del tempo e nella storia, cioè nell'evoluzione della politica italiana, sia sotto il profilo degli equilibri interni, importanti rapporti tra le varie anime, filo atlantico, mediterraneo, mediterraneo con riserva della, cioè della politica italiana, sia nei rapporti interni alla stessa sinistra italiana, perché è importante quel passaggio, secondo me, sul Partito Socialista, dalle posizioni diciamo di appiattimento sul PC a una maggiore autonomia, quello ci dà anch'esso una chiave di lettura, perché Craxi proprio in forza del ruolo esercitato come garante per certi aspetti dell'Alleanza Atlantica, a quel punto si può permettere poi di come dire di assumere una posizione diciamo critica nei confronti degli Stati Uniti, sia per quanto riguarda il rapporto con le dittature ibero-americane, sia per quanto riguarda la questione dei rapporti con i palestinesi, e quindi questo ci fa capire proprio la forza anche dell'operazione politica di Craxi, che è stata efficace, è riuscita a lavorare facendo interagire il piano interno e il piano esterno e a rafforzare la credibilità dell'Italia, però proprio in questa chiave a metterla in condizioni di avere un approccio diciamo non un approccio suo diciamo non schiacciato su quello americano. E poi avevo colto una cosa, ma la voglio soltanto lasciare come suggestione, perché mi rendo conto che sarebbe oggetto di altro ragionamento, perché quando è fatta la differenza tra Deep State e Casa Bianca, perché il Deep State non ha mai forse digerito l'episodio Sigonella, e c'è tutta una letteratura su questo rispetto al ruolo del Deep State americano alla dissoluzione per via giudiziaria anche dell'ordinamento politico partitico italiano, insomma almeno un ruolo, ecco, c'è qualche ipotesi in questo senso, cioè il Deep State non avrebbe mai perdonato forse al Bettino Craxi quella con l'autonomia, però la volevo soltanto lasciare agli atti questa cosa, che non passasse in cavalleria, perché sarebbe oggetto poi di un altro ragionamento più ampio. Però certo il Mediterraneo è croce e delizia dei politici italiani, abbiamo parlato l'altra volta di Moro, di Aldo Moro con Giuseppe Pisicchio, che saluto, è qui in linea, anche lui diciamo parlamentare di lungo corso sia in Italia sia a Bruxelles, e con cui abbiamo parlato appunto l'altra volta della politica mediterranea, e che è il nostro professore di diritto pubblico comparato. E vedo in linea altri colleghi e amici, mi pare anche che ci sia una buona rappresentanza del diritto pubblico comparato, perché oltre a Pisicchio vedo, mi pare di vedere, Federico Savastano, mi sbaglio, che saluto, e ovviamente anche altri colleghi arabisti, islamologi come Angelo Ipovelli, Lamine Ghettas, insomma. Allora, noi abbiamo diciamo adesso una mezz'oretta scarsa, ma insomma ce l'abbiamo, una ventina di minuti, per porre eventualmente delle questioni al presidente Cicchito, che ancora ringraziamo veramente per questa ricostruzione, che per fortuna l'abbiamo registrata e la teniamo agli atti, che ci fa ben inquadrare questo discorso e ben comprendere tanti aspetti della politica italiana degli anni Ottanta e non solo degli anni Ottanta. Allora chiedo quindi diciamo di dar via un po' a... Devo accendere il cinema? Qui. Sì, devi accendere il cinema, sì, devi premere il video. Va bene. Ecco. Videocamera, eccoti qua. A posto. Vedo un po' di niente. Ecco, no, ho scostato l'abat-jour. Bene, intanto grazie preside e grazie all'amico Fabrizio Cicchito, che saluto veramente con grande piacere. Saluto ringambiato. Grazie.
Io naturalmente ho apprezzato e mi ci ritrovo totalmente nella ricostruzione anche molto dettagliata e devo dire con un risvolto molto didattico, se credo che il professor Sbailò converrà con me. Gli studenti hanno apprezzato, posso testimoniare. È costruita in modo tale da rendersi leggibile, fruibile anche dal pubblico del diciamo più giovane e che non ha avuto la possibilità di viverla, come ahimè è accaduto a noi che abbiamo qualche anno in più, quindi la ricordiamo anche diciamo attraverso una memoria coinvolta. Come ricordava il professor Sbailò, questo aspetto del Mediterraneo, del rapporto del nostro paese, del percorso sviluppato dalla politica estera italiana nel Mediterraneo, è oggetto di un'attenzione privilegiata da parte nostra. Il punto di domanda che vorrei porre, ma forse qualche risposta già ce l'ho, ma vorrei che fosse il presidente Cicchitto a renderla per tutti. È questo. L'Italia, dalla caduta del muro di Berlino, ha visto la sua dimensione, come dire, geografica combaciare con la sua dimensione storica, no? E con la sua diciamo naturale afferenza al Mediterraneo. Ma diciamo la verità, ancora prima che questo avvenisse, a partire dalla politica estera costruita da Enrico Mattei e poi seguita, ma lo ricordava anche Fabrizio nella sua relazione, seguita da praticamente tutti i governi della cosiddetta Prima Repubblica, ma anche da Berlusconi fino a quel, diciamo, 2011, che poi segnò anche un cambio per le ragioni che abbiamo affrontato anche in un altro momento nella nostra università, per un cambio di contesto che è abbastanza sfavorevole. Insomma, l'Italia ha avuto questo atteggiamento che, diciamo, in passato, in ragione della sua posizione nella NATO, gli veniva concesso necessariamente in ragione del fatto che poi l'Italia era l'ultimo baluardo prima della cortina di ferro. In seguito si è dovuta costruire. Con una certa lungimiranza è stato praticato poi da personalità straordinarie come Bettino Craxi e come Aldo Moro, come lo stesso Andreotti e come forse prima ancora di tutti da Enrico Mattei, che pur non essendo un politico diciamo proiettato nell'istituzione, lo è stato fortissimamente. Domanda: che ne è oggi di quella politica estera? Cioè, noi siamo oggi in grado di esercitare un ruolo? L'abbiamo capito qual è il nostro ruolo in Europa e nel mondo? Il nostro rapporto con il Mediterraneo, al di là di alcuni percorsi formali, è dentro la consapevolezza della politica contemporanea oppure si è svaporato? Chiedo scusa per la lunghezza, Presidente, ma forse andava di così. Assolutamente, no, figurati anche. Sento un eco però. Sì. Ecco, perfetto. Chiedo qualcosa. Bene, ok. Allora, grazie Pino. I tecnici ci possono riportare. Ok. Vediamo se ci sono altre domande da parte del pubblico, anche studenti, ricercatori, dottorandi. Non abbiate timore. Allora, direi che intanto allora diamo la parola al Presidente Cicchitto per rispondere a questo primo quesito posto da Pino Pisicchio e chiedo ai tecnici di rimettere
l'immagine del presidente al centro, perché a me non risulta più. Prego, presidente Cicchitto. Ma io mi ritrovo completamente in tutto quello che ha detto Bisicchio, nel senso cioè che c'è stata una dimensione, lui non a caso ha citato Enrico Mattei, che è alle origini di tante cose. In sostanza, che è alle origini di tante cose che attengono sia alla politica estera che alla politica interna. Nel senso che sotto De Gasperi e dopo De Gasperi ci fu nella Democrazia Cristiana la costruzione di una struttura insieme politica e non solo politica che puntava a far sì che la Democrazia Cristiana fosse interamente autonoma sia sul terreno del, diciamo così, dei sostegni finanziari, sia sul terreno della politica estera, ma rimanendo nell'ambito dell'Occidente, rimanendo nell'ambito dell'alleanza preferenziale con gli Stati Uniti, però la Democrazia Cristiana doveva fare i conti con quello che a un certo punto, se non ricordo male, De Gasperi chiamò il quarto Stato. Il quarto Stato era la Confindustria, erano tutti grandi gruppi privati e così via. Ebbene, la generazione successiva, appunto Fanfani, Moro, Dossetti, era convergente con loro nella comunità del Porcellino, che ebbe un ruolo fondamentale nella stesura della Costituzione, ma lui però aveva una posizione più contestativa nei confronti di De Gasperi, perché contestava tutto, contestava il fatto che finiva la politica di unità nazionale, quindi insomma, poi infatti, rendendosi conto che tutto il quadro e ecclesiale e economico e della politica internazionale contraddiceva la sua posizione, si ritirò dalla politica e però giocò tutta la sua partita dentro la Chiesa. Ma invece tutto il mondo che poi stava intorno, che fu ispirato da Enrico Mattei e che poi si espresse in Moro, Fanfani e così via, più che Andreotti, questo mondo qui, è come dire, costruì un sistema di potere economico autonomo dalla Confindustria, non conflittuale necessariamente, ma autonomo, e costruì una rete di relazioni internazionali che è quella rete che poi ha portato la DC a non aver tragici problemi, anzi a convergere con Craxi, quando c'è stato un momento di scontro con gli Stati Uniti, ma che non era uno scontro sui massimi sistemi, era uno scontro su una deviazione che i suoi corpi militari stavano rischiando di portare. Quindi, voglio dire, c'è una ricchezza nel retroterra politico-culturale di questo paese che adesso è quasi totalmente obliterata, non se ne conosce neanche l'esistenza, in effetti, ma che però ha dato un senso ad un peso nella politica estera che l'Italia ha avuto fino al decollo degli anni 2000. Poi negli anni 2000 ci sono state situazioni contraddittorie, però fino agli anni 2000 tutto questo c'è stato. E quindi Pisicchio la vede, avendo vissuto questa esperienza tutta quanta dal lato, diciamo così, della DC. Io la vedo, avendola vissuta dal lato del Partito Socialista, che su questo terreno
ha avuto delle incredibili, enormi contraddizioni fra la sua fase frontista e quella successiva, e però è stata una fase di grande ricchezza politica e culturale dell'Italia in Europa e sul terreno internazionale. Grazie Fabrizio. Non si sente più niente. Mi senti Fabrizio? Io ti ho sentito e ti sento. Adesso comincio. Sì. Ma Pino. Non sentivamo più il contesto, eravamo preoccupati. Sono soddisfatto ovviamente per la risposta che ha dato l'amico Fabrizio Scicchetto. Perfetto. Allora, io volevo invece correre un'altra questione che però mi faccio portatore di domande che vengono dagli studenti che per ragioni anche un po' tecniche hanno qualche difficoltà. Allora, noi stavamo ricordando in questi giorni con i nostri studenti che sono 10 anni oggi dalla primavera araba, credo, no? Cioè dal giorno in cui un ragazzo si diede fuoco e da cui poi è successo quello sconvolgimento che ci ha portato all'incendio nel Mediterraneo e nell'area MENA, con tutte le conseguenze che sappiamo in termini di sicurezza, di moltiplicazione, ingrossamento incontrollato dei flussi migratori, esplosione di equilibri geopolitici e così via. Allora, molti analisti ritengono che americani fanno mea culpa, che insomma non abbiamo capito che cosa sta accadendo allora. Ricordiamo, prima lo ricordava Cicchitto, l'abbiamo ricordato l'altra volta con Fasanella, che l'accelerazione impressa da inglesi e francesi alla caduta di Gheddafi, che avrebbe potuto essere efficace e che ha provocato molto probabilmente il precipitare della situazione, perché chiaramente tu non puoi eliminare un elemento sia pur controverso, problematico e quasi criminale di equilibrio, ma non lo puoi eliminare se non hai un altro progetto di equilibrio, invece è esattamente quello che fu fatto. Però ecco, avrebbero potuto evitare Berlusconi opporsi o quantomeno rallentare o gestire questa accelerazione franco-inglese, e non fu fatto perché il Presidente del Consiglio pro tempore era in una situazione molto complessa sotto il profilo interno, quindi era una situazione difficile e di debolezza. Però ecco, quella accelerazione ha portato poi delle conseguenze gravissime. Insomma, quanto manca oggi e quanto è mancata allora una visione integrale degli equilibri euromediterranei, cioè si avverte oggi l'esigenza di una quanto gli errori commessi nella primavera araba sono stati frutto di una visione distorta, parziale o comunque discutibile sia dell'area arabo-islamica, dei paesi arabi, sia dei rapporti con l'Islam in generale, e sia con specifici rapporti con specifici paesi del Nord Africa, l'Egitto in particolare, ma non solo l'Egitto. Cioè, quanto ha pesato, secondo il presidente Cicchitto, l'interpretazione parziale, degli equilibri mediterranei in certe scelte fatte nel corso della primavera araba, o se invece addirittura non siano stati errori intenzionali, perché le conseguenze non sono state certamente delle più auspicabili. Ma per me una catena di errori. Partiamo dalla Libia, lì fu una
secondo me, un'autentica follia, nel senso cioè che fu una forzatura innestata da Sarkozy, che trascinò con sé Obama e gli inglesi, non la Merkel. Ricordo che la Merkel non si associò. Allora, là, come dire, c'è una pregiudiziale metodologica. Quando tu ti poni il problema di abbattere un dittatore, certamente Gheddafi era un dittatore, ma ti poni il problema di abbattere un dittatore con un intervento militare di quel tipo, che è stato un intervento tra i più duri, e devi averci in testa il dittatore migliore che lo sostituisce o la coalizione democratica che lo sostituisce. Invece là fu fatta una operazione puramente mirata a distruggere Gheddafi, e però distruggendo Gheddafi e il suo sistema, ci ritorno poi, il suo sistema di potere, non è che lo si fece avendo dei riferimenti in Libia, non fuori dalla Libia, ma in Libia sostitutivi di quelli, anche un dittatore migliore di quello, oppure un assetto democratico, no, si è distrutto quello e abbiamo visto che cumulo di rovine. Allora Gheddafi aveva un suo sistema assolutamente spregiudicato, di bastone e di carota, in cui lui gestiva queste la Libia è una realtà complicata, fatta da 140-150 tribù. Lui le gestiva col bastone e con la carota. Era molto discutibile il suo metodo di gestione, aveva mille aspetti. Per una fase esercitò anche il terrorismo in giro per il mondo, insomma non è che era un tipo, comunque era un equilibrio discutibile, negativo, cioè, ma era un equilibrio. Si è scassato un equilibrio e dopodiché poi ci si è occupato d'altro, e adesso siamo al punto tale che in Libia contano i turchi e i russi. Questo ci dà il senso della follia fatta. Voglio anche dire che allora Berlusconi era contrarissimo all'operazione e fu forzato da un singolare coalizione interna all'Italia, costituita dal Presidente della Repubblica Napolitano, dai suoi due ministri della difesa, la Russa, degli esteri Frattini, e da tutta la sinistra italiana, che fu l'unica volta che fu veramente guerra fondata la sinistra italiana. Berlusconi secondo me fece il grave errore che lui avrebbe dovuto comunque mettersi di traverso, però insomma fu forzato da una coalizione molto 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 forte. L'Italia ha avuto dei danni inenarrabili da quella operazione fatta in quel modo, gestita e poi abbandonata a se stessa, perché è stato eliminato Gheddafi e poi l'Inghilterra, la cosa, si sono occupati di altro, e abbiamo visto adesso abbiamo visto che, siccome i vuoti in politica vengono riempiti, il paradosso è che ci troviamo una situazione nella quale tra Haftar e al-Sharaf ci stanno la Turchia e la Russia, anche perché quando ti metti su quel piano devi sapere che o la diplomazia è accompagnata, la cosa può non piacere, sto per dire una cosa sgradevole, ma o la diplomazia è accompagnata da uno spregiudicato uso delle armi, oppure la diplomazia rischia di essere una pura e semplice esercitazione verbale. Tu puoi convocare, come l'Italia ha fatto, tanti convegni a Palermo, ma se tu a una delle due forze in campo
non gli dai un sostegno economico, un sostegno militare e così via, quelli ti guardano come dei bravi ragazzi, ma poi dai ragazzi devono passare a quelli che gli portano armi, soldi e così via, detta molto brutalmente. Un'ultima cosa che va al di fuori della Libia: l'andamento delle primavere arabe è stato molto contraddittorio e a mio avviso l'unica nazione in cui la primavera araba ha portato ad una situazione democratica è la Tunisia. E anche qui però emerge, voglio dire, la, non so come definirla, la cecità dell'Italia, dell'Europa e dell'Occidente, perché nella Tunisia c'è stata finora una realtà davvero democratica, anche il partito della Fratellanza Musulmana, cioè Nada, è ben diverso da quello egiziano e ha giocato una partita democratica malgrado il suo integralismo religioso. Quindi se c'era una realtà da sostenere sul piano economico, finanziario, in tutti i modi, questa era la Tunisia, che poi aveva dei gravi problemi economici e finanziari, aveva dentro di sé una gioventù che contestava tutto, tant'è che un gran numero di foreign fighters che sono andati in Siria a battersi per la Jihad islamica vengono dalla Tunisia, poi adesso credo che siano tornati, non so che diavolo di guai possono aver combinato, ma comunque oggi la Tunisia si trova in una difficilissima situazione economica e non a caso viene da essa l'immigrazione. Ecco, quello della Tunisia è un caso esemplare di una parziale riuscita della primavera araba e della totale cecità dell'Italia, dell'Europa, degli Stati Uniti nei confronti di questa realtà che avrebbe essere dovuta essere sostenuta in tutti i modi. Noi invece ci abbiamo perfino litigato sull'importazione e esportazione dell'olio, se non sbaglio. Insomma, ecco. Grazie Presidente. E penso che abbia risposto qui anche ad altre questioni poste dagli studenti, proprio sulla primavera araba, perché gli argomenti sono correlati, perché noi abbiamo visto nella ricostruzione che ci è stata proposta una grande, in craxi, una visione veramente integrale e completa dei rapporti euro-mediterranei, e questo gli ha consentito, per molti fattori, anche per le sue abilità tattiche, per il suo intuito, per la sua spregiudicatezza, per tante cose, però gli ha consentito di affrontare una questione così delicata come quella affrontata appunto nel periodo di Sigonella e così via. E oggi probabilmente, anche in considerazione degli errori fatti dall'Italia, ma dall'Europa, nei confronti del mondo islamico, che stiamo facendo, ricordavi adesso la questione della ripicca sull'olio e così via, manca questa visione globale dei rapporti euro-mediterranei. Questo probabilmente, siccome è lì che poi alla fine è da lì che ci vengono tante le principali sfide geopolitiche, evidentemente questo sarà un deficit da colmare, insomma, o non colmato il quale, perché ricordava pure il Presidente, se tu non fai una politica estera con le belle parole, tu hai bisogno di dare qualcosa, di portare qualcosa, di pesare, di far capire che potresti dare il tuo contributo anche in termini materiali, concreti, militari. E noi non a caso facemmo tempo fa anche una tavola rotonda proprio sulla difesa europea, cioè l'Europa non può avere una politica estera mediterranea se non c'è anche una forza di dissuasione, e quindi questo sarà il nodo, la sfida dei prossimi tempi, e speriamo e contiamo di avere ancora con noi il Presidente Cicchitto, che è stato già ospite, seguitissimo anche dai nostri studenti nel nostro Ateneo, e speriamo però non solo via web.
speriamo bene che ci rimettono, ci fanno prendere un po' di aria e così ci potremo rivedere nel nostro bel Ateneo, che tra l'altro abbiamo anche rimesso a nuovo ultimamente, ma non lo possiamo far vedere perché insomma siamo bloccati dalle limitazioni del Covid-19. Bene, noi adesso abbiamo un incontro con gli studenti dei due corsi di laurea di scienze politiche, quindi il tempo, come dire, nostro, ahimè, è finito, insomma, è scaduto. E io ringrazio ancora il presidente Fabrizio Cicchitto. Grazie a voi. Credo, con l'auspicio di rivederci presto dal vivo. Ringrazio Pino Bisiglio, che è tutti gli altri che sono venuti via chat e mi hanno affidato, diciamo, il senso delle questioni che abbiamo posto. Grazie, presidente. Alla prossima. Ciao. 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 Ciao.